Salve a tutti. Vorrei oggi brevemente fare una veloce, diciamo, come devo dire, critica con commento al fenomeno di cui, diciamo, sul web si sta parlando parecchio ultimamente. Non lo nomino nemmeno perché davvero io so che questo video farà 20 visualizzazioni, ci ho pensato parecchio, ovviamente. Neanche di ho deciso sì, di fare un video a riguardo, ma né di nominarlo né di mettere nei tag nei commenti né niente. Io non voglio passare per quello che obbedisce al trend che vuole fare visualizzazioni. Certamente i messaggi che voglio dare vorrei che fossero trasmessi a più persone possibili, però non voglio nemmeno passare per uno che si mette a fare che capavisite e cose del genere, a seguire mode. Anzi, quello che voglio fare io è cercare proprio di far capire che tutta questa storia non va bene per niente. Questa, diciamo, trasmissione televisiva di cui si è parlato parecchio su internet, sono fatte delle risate, si sono messo praticamente il peggio del peggio, secondo me. Cioè, da un lato sono state messe delle regole assurde, invivibili, impossibili, dall'altro lato sono stati messi degli elementi completamente fuori dalle regole. Cioè, i due estremi hanno cercato di fare collidere le due cose. Per questo dico, questa trasmissione qua è doppiamente diseducativa, ma veramente doppiamente. Piace molto ai ragazzini, a quanto pare. Pare che questi qua piaccia vedere i loro stessi coetanei fare certe cose. Non so cosa piace a loro. Se vederli subire delle regole assurde, lamentarsi con loro, quanto sono cattivo, sono cattivi. O se loro piace vedere questi modelli negativissimi. Non lo so cos'è, per quale motivo. Diciamo che gli YouTubers ridono perché sono tamarri, ridono perché certi professori sono ridicoli quando veramente tentano di fare i cattivi di turno. Però il discorso veramente qua, tutto alla luce degli studi che ho fatto io in pedagogia, quelle poche cose che so, che mi insegna dall'università e anche dopo l'università, tutto ciò che nella scuola non si deve fare, tutto ciò che nella scuola non si deve fare, punizioni, grida, minacce, parlo da parte sia dei professori che degli studenti, cose raccapricciante, ma la cosa che mi fa veramente star male e vedere questa cavolo di istituzione totale, sapete cos'è, no? Se non lo sapete, cercatelo. Lo sono istituzioni come il carcere di una volta, i manicomi. Quella trasmissione è ambientata nel 68, negli anni in cui Basaglia stava tentando di far chiudere i manicomi perché violavano i diritti umani. Non so se è chiaro quello che sto cercando di dire, no? Non è molto diverso come l'ingresso in quell'edificio, in quell'istituzione lì, dall'ingresso in un carcere di pochi anni fa o di un vecchio manicomio. Li hanno chiusi, non è un caso i manicomi. Nelle carceri si tenta di, no, di tenere i diritti perché le condizioni sono inumane. E questi qua praticamente fanno la figa per andare a vivere in quel modo e piangono pure quando li espellono. Però l'espulsione dovrebbe essere un premio, una liberazione, no? Invece no, temono l'espulsione e piangono quando accade. Ma veramente raccapricciante. Poi piangono quando praticamente ti fai subire una regola, ma tu sapevi che c'era quella regola, non è che dici che piangi, ma che piangi a fare? Non c'è andare, nessuno ti costringe, no? Se non ti piace, allora non c'è andare proprio, cioè non ha molto senso sta cosa, no? Certo, anche una questione televisiva, in parte sarà recitato, in parte a canovaccio, in parte sono spontanei, di tipo docu-reality, insomma. Non è una novità questa, si vede che sono più o meno attori, cioè i professori sì, sono più o meno degli attori, più o meno. E gli studenti, io mi hanno dato qualche dritta, ma secondo me un po' a parte i caratteri sono di loro, per dire. Non è che gli hanno costruito il personaggio a certi, no. Non posso manco fare nomi, perché ho detto che non voglio sfruttare in nessun modo questa cosa qua. Non so se è chiaro quello che voglio cercare di dire.
E poi è assurdo quando certi elementi ti stanno a dire mi mancheranno le regole. Ma sei scema o cosa? Mi mancheranno i sorveglianti per dire, raga, ma stiamo scherzando. Dopo che ti hanno espulso perché non le rispettate, ma cioè, questa è pazzia. Questa è veramente pazzia. E quindi, ma, voglio dire, poi l'idea proprio di voler ambientare la trasmissione in un'epoca passata, no? L'idea di voler raffreddare questi ragazzi che sono dei mezzi delinquenti, alcuni perlomeno, o comunque maleducati, raddrizzare mandandoli, non posso dire in che cosa, ambientato nel 68, ma io dico, no? Se vuoi mandare nel 68, insegnali a ribellarsi, insegnali a ribellarsi, ma non a cacchio genitore che non ti compra il motorino, a cacchio genitore che non ti vuole, dare. Vuole che tu pubblichi le foto nude su Instagram. Ribellati al sistema. Ribellati a chi veramente impone regole assurde. Questo è possibile se si impara a pensare, no? Non se tu ti pensi che voglio dire che chi non ti fa truccare è cattivo. Ma assolutamente. Un discorso molto più complesso, no? Molto molto più complesso. Infatti a me piacque, mi in mente, no? L'episodio di, credo, sì, fare sia Pierino che John Burrasca nei vecchi film, insomma, l'ho mandato in collegio. E mi piacque che nel film di John Burrasca, io mi ricordo che questo qui si metteva, non faceva il bullo con i ragazzi, anche se lo era. Praticamente si allearono per ribellarsi al dispotismo di queste persone. Diciamo che non, più che altro, non è che ricordo le scene del film, diciamo che riversavano il loro odio verso il dispotismo. Ecco qua veramente, anche perché qui non si riesce a capire dove sta la regola che i ragazzi dovrebbero rispettare, tipo il rispetto, la convivenza civile, buona educazione, non dire parolacce, professore, non insultare, regole che inutili del tipo, veramente inutili, tipo indossare un uniforme. Giusto per fare un esempio veramente banale, ho l'idea che devono vivere come se fossero in un'altra epoca, proprio. E niente, posso meno che mi fermo perché ho parlato proprio troppo. Cercherò di dire il più possibile, il minor tempo possibile, nel modo più chiaro possibile, però senza cercare di nominarlo, perché veramente il discorso qua non si tratta di mettersi a sfruttare un trend. Spero che il messaggio arrivi. Per il momento è tutto. Alla prossima.